Bella a tutti, guardiani e nonno, sono Wayne, bentornati nel canale per questo video su Destiny 2, 34esimo episodio, armi a confronto. Oggi vi voglio portare un confronto tra due mitragliette, l'Atalanta D contro l'Armante del Rischio, un'esotica contro una leggendaria. Il mio intento era quello di fare l'Atalanta contro l'Antiope, ma essendo che l'armaiolo l'Antiope non me lo dropperà mai, perché ho aperto milioni di pacchetti e non me lo droppa mai, ho deciso di fare appunto l'Armante del Rischio contro l'Atalanta. Sono due mitragliette molto diverse, ma molto molto valide, lo andremo poi a provare dopo in rissa. Allora, andiamo a vedere che l'impatto è superiore sull'Atalanta perché ha meno proiettili al minuto. Infatti l'Atalanta ha 600 colpi al minuto, mentre l'Armante del Rischio ne ha 900. La gittata è uguale su entrambe, è proprio identica. Potrei avere più gittata sull'Atalanta usando un altro mirino, ma mi andrebbe a togliere maneggevolezze, quindi non mi fa impazzire questa cosa. Ho deciso di lasciare tutto così. Tra l'altro il mirino lo preferisco adesso com'è. Tra l'altro stabilità e maneggevolezza sono migliori sull'Armante del Rischio, così come il caricatore, che è da 41, mentre sull'Atalanta è da 30. Il perk dell'Atalanta, quello fondamentale, è alla pressione iniziale il grilletto fornisce un aumento di stabilità e precisione per breve tempo, mentre l'Armante del Rischio, essendo un'arma esotica, ha due perk fondamentali, che sono: uno, conduttore ad arco, subire danni ad arco potenzia l'arma e la resistenza a danni ad arco. Questo in PvP è molto molto buono. Certo, non bisogna avere un culo così a trovare gente che ci spara con armi ad arco, però vabbè, quando si attiva è veramente molto molto comodo. Mentre l'altro è quando conduttore ad arco attivo, quindi bisogna attivare il perk, i colpi esplosi possono diventare fulmini concatenanti e farti recuperare munizioni. È fantastico, lo andremo a vedere subito adesso in game. Buona visione. Ok raga, la prima mappa è combustione, ci è andato anche abbastanza bene, visto che useremo una mitraglietta, quindi le distanze devono essere un po' ravvicinate, no, per dare il meglio. Ho messo come secondario il dono di Uriel, così da fare un bel po' di danno. Poi con la modifica, guardate la gittata, pazzesco. Ok, siamo pronti. Gli ho messo uno shader bello, nero e oro. Non mi ricordo manco come si chiama. Comunque, partiamo. Oh, che belli gli AFK appena inizia la partita. Sono la cosa più bella di questo universo. Ma te? Accovacciato. Fa 20 in testa. Comunque come arma veramente veramente tanta tanta roba. Questo lo prendo un attimo col dono di Uriel perché era troppo lontano. Ecco, l'unico problema che ho in questo tipo di episodi con le mitragliette è che bisogna andare veramente tanto vicino, se no si fa schifo. Adesso stiamo calmi, prendiamo questo. Quel lanciarazzi è il ghialla di Destiny 2. Ha sparato in culo, ma ha preso. Cioè, l'ha sparato veramente lontanissimo da me il razzo, almeno dalla mia visuale. Incredibile, raga. Comunque, rissa fissa quanto ci sta. Bene. Mostra al nemico. Vediamo se... ok, devo usarlo un po', raga, l'automatico, sennò diventa un episodio abbastanza complicato. Perché è giusto così, cioè... Questo è fermo, è AFK? Un altro? Ma è il paradiso questa partita. Tu muori. Questa va là col Barry. Che vabbè, cioè. Non è come l'altro. Ma che fail di merda. Io mi ricordo che nell'altra mappa si poteva andare indietro. Madonna, non sono mai caduto di là. Destiny 1, ma forse è meglio perché ho beccato l'FK. Guarda. Muori, buono. Mannaggia a me, raga, ero pure io quasi in serie, più o meno. Ok, ce n'è un altro da qualche parte. Distrutto. Mi fottere queste. No, perché muoio. Muori. Perfetto, raga. Chi c'è qua? Mister Pompon. Vediamo se riusciamo a farne un altro, raga, da qua. Yes, made. Li ho finiti. Peccato, peccato, peccato. Non l'ho visto! Vi giuro, raga, non l'ho visto questo. 5 minuti rimasti. Meno male che è bella forte. Chiama l'ordine
Perfetto. Ce l'abbiamo dietro, raga. No, è peccati de... Oh, peccato. Ma... What the fuck? Ma come funziona certe volte? Boh. I don't understand this. Comunque, rissa fissa, raga, aspettatevi molti di più episodi a sto punto di... Di armi a confronto, perfetto. Però tu... Oh, abbiamo vinto! Si è quasi auto-ucciso. Abbiamo distrutta questa partita. È durata 4 minuti? Più o meno? Madonna, 5 di rateo. È andata strabene, raga. Cambio. Metto... Come si chiama? Amante a rischio. Ci becchiamo alla seconda partita. Bella lì. Ci siamo, ragazzi. Seconda mappa, standard è caduto. Non lo so, sapete. Ho fatto un sondaggio comunque in alto. Forse lo vedete adesso. Che vi chiedo qual è la vostra mentalità preferita tra le due. E la domanda dell'episodio è: quale tipo di arma inserireste in Destiny in futuro? Perché sappiamo che diciamo a settembre ci sarà l'introduzione dell'arco, no? Proprio come arma, e la cosa mi garba parecchio. Ma io vi chiedo appunto, quale inserireste voi? Fatemelo sapere. Perfetto, questi sono già fatti trade. Allora, ho messo il buon diavolo, infatti ve la consiglio così, questo tipo di sottoclasse, con una bel cannone portatile. Così, perfetto. Adesso andrei a prendere queste munizioni prima che arrivi qualcuno a disturbarci. Guarda cosa hai trovato. Perché, sta mappa, raga, è veramente grande. Non mi aspetto di vincere, infatti, sincero, È veramente gigante come mappa. Vediamo se riusciamo a farlo fuori, perfetto. Vedete che si sono ricaricate le munizioni, perché abbiamo subito forse danni d'arco. Muori, perfetto. Vieni tu. Cuore gelido! Ma stiamo scherzando? Quante OP? Adesso devo rubare tutte le munizioni, raga. No, un attimo, uso un attimo il pompa qui. Anzi, posso anche switchare. Tanto dovrebbe essere girato, infatti è così. No, please! Vabbè, l'abbiamo fatto fuori, un bel trade. Peccato, peccato, perché ci eravamo quasi riusciti a portarla a casa la kill. A casa la kill senza morire. Vedete, con un bel cannone portatile, 4 colpi van giù. Sono tantissimi, raga, 4 colpi. No! Ma questo qui? Oh, che movement ha! Un fenomeno! Ma uccidilo, please. Ah, ok. Ce l'ha fatta a farlo fuori. Stracombattuta comunque come partita. 2 spunti, destro e sinistro. Grazie. Ma cosa ero Brian poi? Porco Giuda! Ma dico io, no? Sai il lanciarazzi, ma cosa fai finta che vuoi challengeare? Cioè, butta, ti tira un colpo, tutti contenti e felici. Cosa c'è da fare? Perso il comando. Ho perso il comando. Ottimo. Rip. Ma io, raga, faccio il giro. Bella. Merda. No, vabbè, raga. Buono. Quanti corpo a corpo ci ha tirato, però? Tantissimi. Adesso ci ricarichiamo. Abbiamo perso il comando. Ma fa niente. Oh. Guarda, non vedete, mi sono anche fermato, cioè. Quella sta correndo veramente fortissimo. Come noi prima. Nell'altra partita. Poi io sta mappa, raga, veramente non la sopporto. Vabbè, ma è impossibile scappare da... Ma allora ditelo, no? Fermiamoci, prendete tutti i lane pesanti e fate 2 kill.
È impossibile scappare da quella roba, oh. Partita mediocre stiamo giocando adesso, eh. Ok. Cosa dite? Io me ne scappo, raga. Non riesco. Ma madonna, oh raga, l'ho usata io perché ho fatto il cacciatore, mi sono... La sto usando io quella super, non riesco a scappare. Cioè, gli altri riescono a scappare, poi quando la uso io... Madonna, socio, però, cioè... Fatti la convergenza alla mira, perché... Dov'è questo? What the fuck, man? La spada. Ovviamente l'altro non l'ha ucciso, a dare una mano neanche a pagarli. Questo è di nuovo il primo, raga. Infatti, secondo me... Non è un po' in... Ma dov'è, raga? Ok. Purtroppo... Ci sta scappando via sta vittoria. Vabbè, non fa niente, raga. Non è che posso vincerle tutte, cioè. Cosa sono fatto, un robot? No, non voglio morire. Eh? Cosa avevo visto? Che schifo fanno i pompa che ho, raga. Pure quello è il Baligant, là. Me la sono mangiata sta kill, andiamo! Mannaggia, raga. Ma quello vuole finirla veramente con la spada? Sì. Ma ci sta riuscendo. Quanto siamo? Secondi? Buono così, raga. Una vittoria, un secondo posto, un terzo, quello che sarà. Va bene. Ci ha fatto con la spada malissimo. Abbiamo fatto 15 kill su 20, che comunque... Non è che abbiamo fatto completamente cagare, cioè abbiamo fatto 2,25 di rateo. Questo è stato il 34esimo episodio di Armi a Confronto, una sfida abbastanza equilibrata. Fosse capitata l'amante a rischio sull'altra mappa, ovvero combustione di prima, ci saremmo cavati sicuramente meglio. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate dell'arma, rispondete al sondaggio e commentate qui sotto. Lasciate un like se questo video vi è piaciuto, ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ci vediamo in un prossimo video. GG, da Rewind.